Eccoci, eccoci in studio, Radio Yes, la radio della città di Roma. Ed ecco, diamo il benvenuto al primo ospite del programma di oggi, il senatore Andrea Augello. Buongiorno e benvenuto. Allora, le cronache di tutti i giornali parlano di una tempestosa riunione ieri del PDL per le primarie, poi si parla le solite leggende metropolitane, indiscrezioni, di scontri, parole forti, insomma, poi una conferenza stampa congiunta tra Berlusconi e Alfano, che dopo questo narrato diverbio sulle primarie le hanno lanciate, insomma, vediamo adesso cosa succede. Ecco, ma cosa sta succedendo nel PDL? Sta succedendo quello che succede normalmente quando si discute del da farsi davanti a uno scenario così complicato come quello che c'è in questo momento in Italia. In Italia c'è una fortissima crisi della politica e dei partiti, e quindi è abbastanza logico che si consumi all'interno dei partiti medesimi un confronto molto serrato per scegliere e decidere cosa sia meglio fare. Insomma, ieri c'è stata una riunione appunto in questo senso e ci sono state delle opinioni che si sono confrontate tutto qui. Che poi il confronto va sempre molto bene, anzi il PDL era un luogo considerato ostile quasi al confronto. Adesso che c'è questo confronto si parla di un partito in netta difficoltà, effettivamente, guardi, insomma, segnali di sfaldamento un po' ci sono, si parla però mi permetto di considerare che probabilmente è vero il contrario. La difficoltà è nata proprio dal fatto che questo confronto è stato ritardato, perché non è che la difficoltà del PDL è nata perché nelle ultime settimane c'è stato un confronto all'interno del partito, e c'è stato un confronto all'interno del partito perché il PDL rischiava di essere travolto nelle sue difficoltà. Quindi io ricordo a chi ci ascolta che nel mese di luglio, quando furono bloccate le elezioni primarie e Silvio Berlusconi annunciò la sua ricandidatura, l'unico nel PDL che prese una posizione contraria a quella decisione, dicendo no, io penso che non sia una buona idea, e fece una manifestazione di piazza a San Giovanni, dove intervennero migliaia di cittadini, più di 5.000 persone in soli 5 giorni chiamate, fu il sottoscritto, e in quel momento quel gesto fu considerato quasi, come dire, eccentrico, insomma, no? Ecco, credo che la riunione di ieri dimostri che è passata molto acqua sotto i ponti da quel 26 luglio, che in realtà è vicinissimo, per cui credo che oramai tutti si rendano conto del fatto che la nuova leadership del Popolo della Libertà e il nuovo candidato a Palazzo Chigi deve nascere da un ampio confronto popolare, da una partecipazione diffusa, e quindi oggi questa è la linea di tutto il partito dopo la riunione di ieri, e io ne sono francamente lieto. Ecco, si temeva, tra le tante cose che si sono dette, si temeva di una scarsa partecipazione, che non c'era il tempo necessario per fare questo confronto all'interno del partito. Ma questi sono concetti che sono estremamente, come dire, astratti. Bisogna vedere nella realtà delle cose come tutti gli istituti di sondaggi in queste ore stanno descrivendo la situazione, e tutti gli istituti di sondaggio ci dicono che più della metà degli elettori del PDL vorrebbero partecipare alle primarie, e l'80% degli elettori del PDL vorrebbe che ci fossero le primarie. Quindi intercettare questa volontà di partecipazione è un problema prima di tutto organizzativo e comunicativo, ma soprattutto un problema di mentalità. Cioè, se noi andiamo a fare le elezioni primarie nella convinzione di utilizzare uno strumento che è solo uno strumento, ma può essere inserito in una strategia complessiva che comunichi alla nostra gente che è possibile partecipare e co-decidere il futuro del centrodestra, io sono sicuro che la partecipazione ci sarà. Certo. E questo movimento chiamato le Amazzoni, lei come lo giudica? Che contributo stanno portando al dibattito e appunto all'importante coinvolgimento che ci deve essere dei cittadini e degli elettori? Ma dunque, intanto credo che questo parlare di un movimento sia un po' eccessivo, nel senso che
e anche la definizione di Amazzoni, che in vero è molto pittoresca. Sì, è pittoresca, è folklore giornalistico. È una definizione giornalistica, dubito che la Santanchè si riconosca in questo tipo di definizione. Io credo che non abbiamo proprio nessun movimento, ci sono delle singole personalità che legittimamente esprimono la loro opinione, il loro parere, e che fanno parte, sono delle voci che comunque esistono nel partito, nel centrodestra, e si fanno sentire, tutto qui. Insomma, ecco, non sopravvaluterei né sottovaluterei questo fenomeno, è un fenomeno che fa parte della pluralità dei punti di vista che si esprime in un partito, in un confronto democratico. Senta, senatore, la Regione Lazio, lei è stato un autorevole e stimato assessore al bilancio della Giunta Storace, quindi conosce benissimo la Regione e le sue dinamiche. Secondo lei è giusto per l'interesse generale continuare a tergiversare, a non fissare quale sia la data di queste elezioni? Ma guardi che non c'è nessun, questa è una, mi passi il termine, una sonora balla inventata da Nicola Zingaretti, nel senso che qui nessuno sta tergiversando, tant'è vero che lo stesso governo ha riconosciuto che c'è un problema. È molto semplice quello che è successo: il governo ha fatto un decreto nel quale impone, come si può anche leggere oggi sui giornali, a tutte le regioni di ridurre da 70 a 50 i consiglieri regionali. Purtroppo quando ha scritto questo decreto non ha tenuto conto del fatto che nel Lazio il numero dei consiglieri regionali è nello statuto, quindi per essere modificato richiede di una doppia lettura e quasi di 2 mesi di tempo per farlo. Questo crea un problema, perché se Renata Polverini sciogliesse il consiglio regionale così com'è e mandasse tutti a votare con 70 consiglieri, chiunque potrebbe impugnare lo scioglimento dicendo che, poiché le regioni non hanno opposto nessun ricorso alla Corte Costituzionale sul decreto che riduceva i consiglieri, l'indizione delle elezioni non sarebbe regolare, perché i consiglieri sono 70 e non 50. Ma se dovesse ridurli rispettando lo statuto, che è un pezzo della Costituzione italiana, ci impiegherebbe 2 mesi. Quindi Renata Polverini, no, ma che succede? Quindi intanto succede che Zingaretti ha fatto una campagna ridicola, che nel ridicolo è finita, perché poi è stato lo stesso governo a dire no, beh sì, effettivamente c'è un problema, cerchiamo una soluzione, insomma, no? Ecco, ma non si potrebbe recepire il decreto del governo? Ma non si può recepire così. Perché c'è nello statuto. Nello statuto, quindi adesso si sta studiando con il governo una soluzione tecnica che consenta l'indizione delle elezioni regionali attuando la riduzione attraverso, diciamo, un meccanismo che metta d'accordo, diciamo, il dettato nazionale con lo statuto. Questa ricerca di un compromesso tecnico-istituzionale è oramai, credo, potrebbe essere già nel decreto su cui è stata messa la fiducia adesso, quindi vediamo adesso cosa ne viene fuori. Comunque stanno maturando le condizioni per poter portare la Regione a votare comunque il prima possibile, nel senso che Renata Polverini, appena avrà risolto questo problema, fisserà le elezioni, quindi non si potrà comunque più tardi alla fine di gennaio o della prima settimana di febbraio. Perfetto, quindi già. Quindi proprio una cosa, non è mai esistita questa, cioè questa è una cosa, proprio una pura invenzione propagandistica. Meglio così. Di una persona che aveva il problema di riempire il suo tempo libero dicendo delle cose. Beh, parole di libertà. Insomma. Fa il presidente della provincia, quindi tempo da utilizzare ce l'ha, insomma. Ma evidentemente. Sento una cosa, a proposito delle elezioni di gennaio-febbraio, diciamo così, ecco, è partito il solito Toto Candidati, in un primo momento c'era anche il suo nome, adesso ne sono usciti altri un po' fuori dalla politica, perché si parla di personaggi che operano nella società civile in modo diverso. Ecco, lei pensa che il PDL dovrà andare a pescare fuori dalla politica il suo candidato? Ma guardi, io non credo. Dunque, innanzitutto io non ritengo che il problema di queste prossime elezioni sia il candidato, nel senso che prima di tutto la persona che ci viene contrapposta è francamente una persona che non, diciamo, facilmente, a cui è facilmente contendibile la leadership, sia per la prova di sé che ha dato alla provincia,
sia per quanto rappresenta di vecchio e di obsoleto in termini di scelta, perché è stata una scelta fatta dagli apparati fino al punto che questo signore era candidato fino a 5 minuti fa al Comune di Roma e poi improvvisamente è stato dirottato come un aereo di linea sulla regione, senza neanche un minimo di consultazione, non voglio dire consultazione popolare, ma nemmeno una riunione degli organi del partito che potesse decidere una cosa di questo genere, insomma un cambiamento di questo genere. Quindi io non credo che il problema sia chi candidiamo, il problema è che noi dobbiamo riportare, reinteressare al voto quasi il 30% degli elettori che non vuole andare a votare. E questo non si fa solo con un candidato, ci vuole una grande idea e io credo che noi ce l'abbiamo e la presenteremo tra poco. Ah, quindi state lavorando insomma su un progetto di sviluppo regionale? No, stiamo lavorando, ma è molto avanzato questo progetto, quindi siamo abbastanza vicini ad una soluzione. Poi è chiaro che il totonomine, io guardi, faccio parte del totonomine dal 1999, la prima volta che finì in un totonomine che dovevo fare il Presidente della Regione, al posto di Storace poi candidato, ma insomma, questo fa parte delle attività che fanno i giornalisti, per carità, io non contesto nulla, ma non è questo il senso di quello che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo anche qui avviare un processo di elezioni primarie, che è una parte dell'idea che abbiamo, ma diciamo la parte più importante è dare nel Lazio una risposta alla crisi delle regioni. Questa è la sfida politica, che c'è oggi. Le persone che non vogliono andare a votare vogliono sapere dalle forze politiche: siete in grado di dare una risposta alla crisi delle regioni, alla crisi di credibilità della politica nelle giunte regionali, provinciali, comunali? Se non siete in grado, noi non andiamo a votare, e quindi bisogna essere in grado. Credo che la risposta di Zingaretti sia di una debolezza sconfortante, come se noi avessimo affrontato questa elezione appunto dicendo: vabbè, candidiamo un buon amministratore, insomma, no? Ammesso che Zingaretti sia un buon amministratore, perché tanto non è successo niente, non è così, è successo un disastro in Italia, nelle regioni, in tutte le regioni, non solo nel Lazio. No, ma infatti è un problema di ridefinire anche la missione della regione. Ma non solo, ma è proprio un problema di bisogna ridefinire il senso della rappresentanza politica, cioè le persone non ci stanno più a votare al buio qualcosa. Io oggi, se voto Zingaretti, non so nulla in realtà di cosa accadrà, non so chi avrà in guardi tutto. Senatore, noi qui attraverso la radio riusciamo comunque a avere un polso della situazione sempre costante. Ecco, una delle lamentele che giungono, al di là degli schieramenti, Zingaretti non va bene, non ha fatto, Storace ha fatto troppo, è male, cioè, al di là di questo,